diciamo 50 anni per andare indietro poco. Superando il ponte della ferrovia, la strada si stringe. Il motivo è semplice: la vecchia strada vigentina qui ha ancora il suo percorso originario. Nel tratto invece della ferrovia è stata allargata per fare un super ponte. Peccato che poi il super ponte si stringe da una parte e dall'altra due corsie, quindi non serve assolutamente nulla se non a fare lo sprint, la gara automobilistica su quel tratto lì. Quando si stringe la strada ritorna ad essere effettivamente la strada di un tempo, e lì ci sono moltissime testimonianze di quello che era il Vicentino, di quello che era la strada vicentina, di quello che era il Borghi, che era molto buono. La prima cosa che si incrocia è la Vettabbia. Vettabbia, una roccia importante, di cui parlerà appunto Gianni quando ce lo riporto via il soggetto adesso, però sapete tutti probabilmente che nasce da Darsa, meno male, da quelle parti, insomma dei bastioni, scende lungo le vie, Castelbarco, eccetera, e poi si dirà passa da Morivio, di cui ho parlato l'anno scorso, poi attraverso la via di Pamonti, via via Maggiore, eccetera. Bene, qui siamo nel tratto in cui attraversa la via di Pamonti. La roggia Vettabbia, noi la chiamiamo adesso roggia, naturalmente questo termine, come cavo vedete, fino al canale volaglio, sono termini dati dell'ultimo secolo. Però è interessante invece il nome, perché Vettabbia viene dal latino Vectabilis, che vuol dire due cose. La prima, che c'era quando c'era il latino, perché altrimenti non avrebbe dato il nome. La seconda, Vectabilis vuol dire navigabile. Quindi questo era un canale navigabile, quindi era ovviamente molto più largo e con più portata d'acqua di quello di oggi. Ho trovato, facendo i miei soliti giri assurdi, una cosa molto particolare. Che cos'è questa? È una barca. È proprio una barca. Ho trovato in un cortile che si affaccia sulla Vettabbia una barca, a dimostrazione che effettivamente il canale è navigabile. Non so chi abbia il coraggio di usare quella barca, perché l'acqua della Vettabbia non è esattamente pulita, purtroppo, per motivi indipendenti dalla sua volontà, però c'è qualcuno che evidentemente una barchetta l'ha ancora legata vicino ai suoi orti, quindi magari ci va. Scusi, questo è l'unico rimanere di... Sono passato dal parco Vettabbia recentemente e non mi sembrava così sporca. Allora, l'acqua della Vettabbia sembra pulita a guardarla, però in realtà se uno ci va a fare l'analisi, e lo so perché ho un amico ristoratore che dà sulla Vettabbia, ogni tanto deve farla depurare, perché non è soltanto una questione di scarica, è una questione che l'acqua genera, naturalmente non l'acqua, come c'è detto, delle alghe che dopo un po' bloccano completamente il flusso dell'acqua. Quindi non è navigabile non solo per il tipo di acqua, come dire, che magari non è molto pulita, ma per il fatto che uno se entra in barca dopo un po' si blocca completamente. E tanto è vero che infatti il tratto dove c'è il ponte di via dei Pamonti, molto spesso si vede che l'acqua scompare sotto questo strato verde di alghe, e allora deve intervenire la pulizia ovviamente per levare queste alghe. Anche più avanti, nella zona verso la cascina Pismonte, o meglio quello che ci rimane la cascina Pismonte, sono rimasti dei tratti in cui veramente l'acqua si incagna completamente e si ferma, quindi non è Vectabilis per questi motivi, oltre che naturalmente perché le acque bisogna sempre passarle prima dall'acqua per essere sicuri di quello che c'è dentro. Sempre in questo curioso cortile ho trovato questo edificio che è sicuramente, come vedete dalla carta, dalle finestre sopra e dalla statura, una chiusa. È una chiusa da cui si diparte un altro canale che va nell'area di cui avrebbe voluto parlare adesso, di Enrico Monti 88, dove è stato demolito il palazzo e dove stanno per costruire un incubatore di imprese, come si dice. Ecco, questo edificio mi ha sorpreso quando sono arrivato, perché dentro queste finestre ho trovato una luce accesa. Mi sono domandato che cosa possa servire una chiusa ai nostri giorni, in questo modo, soprattutto in chi la sta ascoltando. Non ho trovato risposta, perché naturalmente non è così semplice, ma ho avuto questa sorpresa, vedo questo cortile.
Vettabbia è rimasta, ma le case che erano sulla Vettabbia naturalmente non sono connesse. In compenso qui vedete che sono state fatte delle edificazioni. Dicevo, ci sono state delle nuove edificazioni lungo la Vettabbia, sono edificazioni che comunque hanno rispettato mediamente i parametri di inizio secolo nel Novecento, quindi sono ancora case in stile. In più nel mezzo è stata costruita una palazzina moderna che non è brutta ed è nascosta rispetto alla vista. Quindi diciamo che il fiume